Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È stato davvero un capodanno col botto, come usa dire quello di Pozzolo di Fratelli d'Italia, dato che dalla sua pistola è partito un colpo ed è stato ferito, se ho letto bene, anche un uomo presente alla festa. Insomma, un capodanno col botto. Naturalmente bisognerebbe domandarsi che ci facesse con la pistola, perché l'abbia estratta a Capodanno, perché venga utilizzata in questi contesti. Tutte domande importanti in generale e a maggior ragione se relative a un uomo della politica, a un uomo che occupa sedi istituzionali, a un uomo che idealmente dovrebbe rappresentare il nostro paese e che in questo caso, diciamolo pure, ha rappresentato l'Italia in termini non propriamente gratificanti per il paese, tant'è che della notizia si parla anche all'estero e devo dire l'immagine che emerge dell'Italia non è propriamente gratificante. Insomma, com'è possibile che un uomo della politica italiana a Capodanno tiri fuori la pistola o lasci che venga tirata fuori la pistola o spari o lasci che venga sparato un colpo? Ecco, sono domande credo non oziose, domande che andrebbero poste seriamente e che in questo caso, a mio giudizio, gettano un cono d'ombra sull'intero governo. Non è il primo cono d'ombra che cade su questo governo, diciamolo pure, un governo che, come non mi stancherò di dire, è la semplice continuazione peggiorativa del precedente governo delle sinistre fucsia, rispetto alle quali le destre bluette sono l'altra faccia del medesimo, sono le due ali dell'aquila neoliberale, tema del quale mi sono occupato nel mio libro Demofobia, al quale rimando.